In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, ci mettiamo come sempre la tua santa e divina presenza all'inizio di questa meditazione, lieti di poter ascoltare anche oggi la tua parola, invocando lo Spirito Santo, ma anzitutto la tua bontà e misericordia sulle nostre miserie, imperfezioni e peccati. Deus meus totocorde penitite me omnium eorum peccatorum et aquae detestor, quia peccando non solum penas a te iustae statutas pro meritus sum, se praeserti in qui offendi te, summum bonum ac dignum qui super omnia divigaris. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia tua, decetur me non peccaturum, peccandique occasiones proxima sfugiturum. Amen. Veni creato Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia che tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas spiritualis sonus. Tu septiformis monere digitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone di nascuttur accende lumen sensibus, infundi amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacenque dones protinus. Tuttore sic te preio vitemus omne noxium, per te sciamus ta patrem. Noscamus atque filium te putriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria ac filio quia mortuis, surrexit ac paraclete in seculorum saecula. Amen. Mitte spiritum tuo et crepuntur. Et renovabis facie in terre. Dalla vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai, libro secondo, capitolo secondo, come si comportava il Figlio di Dio nel suo interno dall'arrivo in Nazareth sin da 12 anni, sesta parte, nell'intimità familiare, elevazione dopo il cibo, preghiera personale. Dopo aver dato sollievo a Giuseppe, andavo a trovare la mia diletta madre. Mi stava molto a cuore consolarla con la mia presenza. Anch'io bramavo molto di trattenermi con lei, essendo al mondo la creatura più cara al Padre mio ed a me, e perciò da me amata sommamente per le sue ottime e rare virtù. L'amore grande che le portavo come mia vera madre mi spingeva ad andare spesso da lei, né potevo stare lungo tempo lontano da lei. Andavo, come vi ho detto, spesso a rivederla e con affetto la salutavo. Ella, quando mi vedeva, si prostrava ai miei piedi, ed io non mancavo di abbracciarla amorosamente e sollevarla dal suolo. Salutandoci insieme con affetti scambievoli, godevamo uno della presenza dell'altra e ci trattenevamo a discorrere delle grandezze del mio Divin Padre. Quantunque lei ne fosse molto capace e ben informata, restava sempre più illuminata, perché le divine grandezze e perfezioni sono così grandi ed infinite che per quanto una creatura possa capirne ed intenderne, restano sempre cose assai maggiori da intendere e da capire. In simile occasione pregavo il Padre mio che, facendo provare all'anima di alcuni dei miei fratelli, da lui amati ed amanti, e di lui amanti, la sua assenza, si degni di tornare presso da loro con la sua divina presenza sensibile di consoli. Non li lasci rimanere molto tempo senza far loro gustare la sua visita con le consolazioni divine, affinché le anime crescano maggiormente nel desiderio e nell'amore di Lui. Infatti, l'anima tanto più ne gusta e tanto più ne resta affamata e bramosa. Di questo lo pregavo con grande insistenza, perché già conoscevo la debolezza dei miei fratelli che senza qualche consolazione poco tempo possono perseverare.
Se il Padre mio non li assiste in modo particolare, come in verità ha fatto con molti. Mi compiacevo il mio Divin Padre in tutto ciò che bramavo, ed io lo ringraziavo anche da parte dei miei fratelli. Questo era molto gradito al Padre mio, e perciò lo trovavo sempre pronto e disposto a concedermi quanto io da lui bramavo. Mentre stavo in santi trattenimenti con la mia diletta madre, giungeva il tempo di prendere qualche ristoro. La mia diletta madre aveva preparato qualche piccola porzione, avvisavo Giuseppe di venire anche lui a rifocillarsi. Essi mi ordinavano di benedire il cibo, io obbedivo e facevo il tutto con molta grazia e giovialità, in modo che al solo vedermi fare quell'atto restavano sazi e prendevano poco cibo. Andavano in estasi, ben spesso anche nel vedermi mangiare, questo in genere era il condimento del loro cibo, che per lo più era di solo pane. Ma spesso in quel pane vi gustavano la grazia che io vi spargevo con la mia benedizione. Dopo aver preso quella poca refezione, insieme rendevamo grazie al Padre mio nel modo come in altro luogo vi ho detto. Rendevamo grazie anche da parte di tutti i miei fratelli, in particolare per quelli che dopo essersi cibati non elevano neppure la mente al Padre mio per ringraziarlo. Terminati i ringraziamenti che rendevamo al Padre mio, ci trattenevamo per un po' di tempo in discorsi di allegrezza, cioè della magnificenza della celeste patria, dei godimenti che sono in essa, dei luoghi eminenti che vi stanno preparati per quelli che avranno la sorte di entrarvi, più o meno secondo i loro meriti, oppure delle divine perfezioni, ed altre cose che portavano godimento all'anima di mia madre e di Giuseppe. Terminato il breve discorso, Giuseppe andava a lavorare e restava la mia diletta madre a fare i suoi lavori. Intanto io offrivo al Padre quella santa ricreazione che insieme ci eravamo prese. Lo pregavo che si degnasse di accettarla in supplemento di tutte quelle mancanze che in ciò commettono i miei fratelli, che pare non sappiano ricrearsi che nelle cose del mondo e nelle bassezze di questa misera terra. Poiché io ben vedevo che molti avanzano più oltre, perché le loro ricreazioni non finivano mai senza l'offesa del Padre mio e dei loro prossimi, ne sentivo gran dolore. E pregavo il Padre mio di perdonare tanta trascuratezza e di ricevere le mie offerte in sconto di quelle offese. Lo pregavo anche che si degnasse di infondere nei loro cuori e nelle loro menti pensieri di cose sante, specialmente della sua infinita bontà, potenza e grandezza, e della gloria del paradiso e del premio che sta preparato a chi lo teme e lo ama. Vedevo come il Padre mio gradiva molto queste mie offerte e queste mie suppliche, e si mostrava pronto nel concedermi quanto gli domandavo, del quale io molto godevo e lo ringraziavo. Questo mio godimento però veniva amareggiato dal vedere la mala corrispondenza della maggior parte dei miei fratelli, che non ascoltando le divine ispirazioni non sanno ricrearsi di altro che delle cose visibili. E molte volte, come vi ho detto, tutte le loro conversazioni di ricreazione sono imbrattate di colpe, offendendo il Padre mio ed il prossimo, che debbono invece amare e riguardare con carità d'amore. Provavo qualche consolazione nel vedere alcuni che in verità risolvono tutta la loro ricreazione nel trattare ciò che io desideravo per la gloria del Padre mio e per il profitto delle loro anime. Trattenutomi per qualche tempo in compagnia della diletta madre, mi ritiravo anche da lei e genuflesso in terra in atto umile, pregavo il Padre mio. Lo facevo allora con maggior fervore per la salvezza dei miei fratelli. Nelle orazioni che facevo ritirato in solitudine, davo qualche sfogo al dolore che provavo, perché allora più che mai mi si presentava al vivo la moltitudine delle offese che si facevano al Padre mio. Vedevo ad uno i miei fratelli che andavano per il cammino della perdizione e non potendo porre riparo a tanto male, sospiravo e piangevo la durezza loro e la loro ostinazione. Offrivo quei sospiri e quelle lacrime al mio diletto padre e lo pregavo che ponesse qualche impedimento a tante sue offese. Il padre mi ascoltava ed esaudiva le mie suppliche. Mi offrivo a lui in sconto di tante offese, offrendomi la sua giustizia e bramando di soddisfarla pienamente. Spesso ripetevo le suppliche al padre mio
che si affrettasse il tempo della mia passione affinché presto si riparasse tanto male e si rimediasse alla rovina di tante anime che andavano in perdizione. Bramavo anche che la divina giustizia. Curioso. Bramavo anche che la divina giustizia fosse presto soddisfatta per tante offese che riceveva. Vedevo che solo la mia morte era sufficiente a placarla e renderla soddisfatta. Bramavo che rimasse il tempo determinato ed ogni momento mi sembrava lungo. Laudentur Jesus et Maria. Bene, stiamo seguendo passo per passo tutta la giornata, ecco, di tipo di Gesù ci sta guidando proprio mano per la mano. E non è finito, quindi ci sono anche ancora altre perle che sentiremo nei prossimi giorni. Oh, io raccomando sempre nell'ascolto e anche nell'acquisizione di queste cose di cercherò anche di aiutare, no? Quindi di comprendere la differenza che c'è evidentemente tra la perfezione assoluta che ero vissuta dalla famiglia di Nazareth e quello che intanto ci è chiesto a noi, l'abbiamo già visto ieri come step, diciamo così, fondamentale, no? Essenziale da ritenere. Poi tutto ciò che attiene al cammino verso la perfezione è evidente che risente sia delle condizioni soggettive e personali di ciascuno e di tanti fattori, lo stato di vita, il grado di grazia ricevuto, la buona volontà, la generosità, quindi lo spirito di rinuncia, di sacrificio, sono tante cose, ecco, per cui mi raccomando di situarsi sempre dentro questi parametri, diciamo così, interpretativi. Ecco, perché tutto questo possa essere fonte sempre di edificazione, di gioia, non mai di turbamento, di angoscia, insomma, no? Perché altrimenti non gioverebbe molto alla nostra anima. Numero uno, le cose importanti. Allora, Gesù termina il suo stare con San Giuseppe, il suo lavorare da bambino, quindi ancora non capace di evidentemente essere proprio un falegname provetto, quindi gli aiuti come di un, appunto, di un bambino proprio nella bottega del papà. Sicuramente gli prendeva gli attrezzi, glieli metteva a posto o piccole cose di questo genere. Abbiamo sentito gli asciugava il sudore. E quindi dopo aver fatto questo torna dalla mamma per consolarla con la sua presenza e qui dice un'altra cosa, no? Che anche lui bramava ardentemente di trattenersi con lei, essendo al mondo la creatura più cara al Padre mio e a me, e perciò da me amata sommamente per le sue ottime e rare virtù. Siamo nel mese di maggio e nessuno dubiti, non credo che nessuno dei miei amici, followers, discepoli, chiamateli un po' come preferiti, non so neanche io come è meglio chiamarli, dubiti di una cosa di questo genere, perché se la dubita vuol dire che non è un amico follower discepolo, cioè perché ho cercato sempre di inculcarlo in tutti i modi possibili. Cioè, Maria è il riscatto del genere umano, è colei che ha dato a Dio la gioia di poter vedere la perfezione da lui creata nella creatura umana, perché lui l'ha fatto quello che doveva, perfettamente compiuta, senza alcuna sbavatura nemmeno minima, nemmeno infinitesimale. E questo è il motivo per cui dobbiamo essere anche noi tanto grati alla Madonna, perché ci ha fatto questo grande regalo. C'è una di noi che ha mostrato a Dio ha dato a Dio la gioia di vedere la perfezione della sua opera. Insomma, non è poco questo qui, Ma questo faccia sempre salire in noi la devozione, la riverenza, che non è mai troppa. Ricordate, feci tempo fa un ciclo di catechesi,
sta ancora online questo qui, credo che fu una delle ultime cicliche catechesi che fece per Radio Buon Consiglio, che si chiamava De Maria Nunquam Satis, una frase di San Luigi Maria Grignion da Montfort, che significa letteralmente di Maria mai abbastanza, cioè non si dice mai abbastanza, non si loda mai abbastanza, cioè, tenete presente che chi, allora evidentemente facciamo qualche puntualizzazione che purtroppo per la nostra condizione misera è sempre necessaria, no? Le pazzie e le esagerazioni sono sempre fuori luogo, chi dice che la Madonna è una dea o che è la quarta persona della Santissima Trinità, queste stupidaggini evidentemente. Ecco, no, non vanno proprio in nessun modo prese in considerazione, no? Ma quindi dentro l'ambito del dogma, ok? Quindi Maria non è una dea e non è una persona della Santissima Trinità, né per natura né per acquisizione, punto. Anche se ha un posto particolare, ricordiamo le tre fontane, no? Io sono colei che sono nella Santissima Trinità, ecco. Però fuori di questo non c'è lingua che possa lodare adeguatamente questa creatura, non c'è. Se è vero che le perfezioni di Dio sono infinite e incomprensibili, quelle di Maria sono finite, quindi non sono infinite, ma sono talmente tante che si farebbe bene a contare le gocce del mare o i chicchi di sabbia sulle spiagge. Certo, sono finite, certo che sono finite, cioè, io non so che numero bisognerebbe scrivere, ma le gocce del mare sul pianeta Terra hanno un numero finito, quindi non è che sono infinite. Chissà che numero è, però capite, no? Quindi la quantità d'acqua che c'è sul pianeta Terra è misurabile, quindi non è infinita, così come i chicchi di sabbia che stanno sulle spiagge, ma quanti sono? Quindi dire che è un ente finito, che è una creatura finita, perché è vero, non significa però abbassarla ad un livello feriale, no? Ecco. Chiaro? Cioè, la Terra in confronto all'universo, sapete, cioè, non è neanche forse un atomo, forse non lo so. Se vogliamo andare molto più grande di un atomo, possiamo dire una puntina di spillo. Ma non è niente di tutta la terra, quindi figuriamoci, no? Questo perché ogni tanto dobbiamo ricordarci chi è Dio. La creatura più cara al Padre mio e a me, e questo perché, se vogliamo essere cari al Signore, c'è stato soltanto un sistema, eh? Al Signore sono cari quelli, sono cari i santi, sono cari quelli che vivono secondo virtù. Io amo coloro che mi amano, si legge nella Sacra Scrittura, no? L'amore di dilezione, ancora di più quello di predilezione, che è diverso dall'amore di misericordia, richiede questo. Cioè, quanto più diventeremo santi, e tanto più il Signore ci ama sotto questo punto di vista. Mettiamocelo bene in testa. L'amore universale, diciamo così, del Signore è quello che Lui ha in quanto tutti siamo opere delle sue mani. E in quanto la sua misericordia ci soccorre nelle nostre miserie, ci perdona i peccati e siamo pentiti, quindi questo di per sé è aperto a tutti, ma c'è il doppio livello. San Giovanni era il discepolo prediletto di Gesù, ma non è che era il discepolo prediletto di Gesù, perdonatemi, perché Gesù ha fatto il capriccio, dice questo mi sta simpatico e gli altri mi stanno antipatici. No, non funziona così. Dio non è un uomo come noi che si lascia muovere da queste da sentimenti irragionevoli, no? Lui ama chi è maggiormente amabile. La Madonna la invochiamo Mater Amabilis, tra le altre cose, non c'è niente di più amabile di Maria Santissima, solo i diavoli dannati possono uscire fuori da questa cosa, no? Anche perché quando si vive così si è bellissimi. Il vizio, il peccato, qualunque forma assuma, ricordate sempre che ci rende innanzitutto brutti. Ora non voglio fare un discorso troppo difficile, sta una meditazione, no? Ma i trascendentali dell'essere, perché capisce un po' di filosofia, si chiamano così in filosofia, tradizionalmente erano quattro, ogni ente in quanto ente è uno, erano tre, scusate, ogni ente in quanto ente è vero.
Ogni ente in quanto ente è buono. Ma poi qualcuno, proveniente dalla scuola francescana, giustamente ha detto ogni ente in quanto ente è bello. Vero, buono e bello. Ecco. Un santo è una persona che sta nella verità, è una persona che sta nella bontà, ma è anche una persona che sta nella bellezza, perché il cocktail di verità e di bontà produce la bellezza, produce. Vabbè. Quindi non c'è niente di più bello di Maria, no? Tota pulcra est Maria, si dice in una bellissima antifona, che dobbiamo imparare tutte a memoria, le antifone mariane. Tutte in latino e pure in gregoriano. Quindi compiti a casa. Vabbè. Quindi Gesù stesso dice, non potevo stare lungo tempo lontano da lei. Dandoci in questo senso anche un po' di buon esempio, no? Se Gesù non poteva stare lontano da lei, beh, mi sembra che sarebbe una sciocchezza che ci stiamo noi lontani da Maria Santissima, no? Che più ci stiamo vicini, e meglio è, aiutandoci in tutti i modi possibili, in quelli possibili per la nostra, ecco, povera miseria umana. Oh, e impariamo anche da Maria come si sta dinanzi a Gesù. Ella, quando mi vedeva, mi si prostrava ai miei piedi. State attenti, qui Gesù è ancora Gesù bambino, quindi avrà avuto 5, 6, 7 anni, erano da poco tornati dall'Egitto, forse 8, non lo so, no? Non, adesso non, non. Quindi, però vedete la lucidità di fede, anche Maria Santissima, pure se quello è il figlio, vedete come lo trattava, no? Si prostrava ai suoi piedi. Adesso non voglio rifare lo stesso discorso, che sono sempre lo stesso, no? I famosi discorsi della comunione e di tutte le stupidaggini che dicono tanti ministri ordinati oggi. A proposito, dirò se c'è qualcosa nell'omelia di oggi, che sarà online tra poco, perché oggi c'era praticamente il discorso di San Paolo ai presbiteri di Efeso, dirà guarda che usciranno di mezzo a voi lupi rapaci. Parlava ai vescovi. E che cosa faranno? Questi corromperanno la verità. Quindi, vabbè, questo è il trailer per l'omelia, il resto si sente in diretta, no? Quindi non dobbiamo stupirci di questo. Ma che faceva la Madonna? Si prostrava ai piedi di Gesù? Come si dice dalle vostre parti, no? In certi posti? Festa finita, discorso chiuso. La Madonna si prostrava ai piedi di Gesù? Fine. Io mi prostro ai piedi di Gesù, finito, perché tu non sei più grande della Madonna, capito? Lei si prostra e tu invece tratti Gesù come la patatina o come la caramella. Dopo però si scandalizzano che fanno le pubblicità delle patatine blasfeme, che fanno la parodia dell'Eucaristia. Io l'ho detto durante un'omelia, dico certo che quella è una cosa scandalosa, se sono, cioè ci vuole la scienza infusa per capirlo, ma è anche chissà se non sia divinamente permessa per dire ti scandalizza questo, ma guarda che tu quello lo fai tutti i giorni, lo fai. Che tu tutti i giorni tratti l'ostia come una patatina. E su questo, figlioli miei cari, c'è da essere coraggiosi e da dare testimonianza, okay? Senza paura e senza rispetto umano. Vabbè. La Madonna si prostrava davanti a Gesù. Punto. Ecco, dopo, certamente, salutandoci insieme con affetti scambievoli, godevamo uno della presenza dell'altro e ci trattavamo di trascorrere delle grandezze del Divino Padre. Ma quantunque Irene fosse molto capace e ben informata, quindi riconosceva bene le grandezze del Divino Padre, però restava sempre più illuminata, perché le divine grandezze e perfezioni sono così grandi e infinite che, per quanto una creatura possa capirne e intenderne, guardate che la Madonna ci capisce bene su queste cose qui, restano sempre cose assai maggiori da intendere e da capire. Vedete, dopo l'adorazione viene, come dire, il godimento reciproco, viene l'amore. Questo è anche un po', come dire, lo standard, il punto di riferimento del nostro rapporto con Gesù, che è un rapporto di amore, ma un rapporto di amore che passa sempre e si muove sempre dentro un contesto adorante, sempre. Poi l'amore è anche intensissimo, adesso lo vedremo, no? Qui dice il Signore, dice, non lasci rimanere molto tempo le anime amanti di lui senza la sua visita e senza le sue consolazioni. Quindi
Tante volte, cioè questa è una dimensione, ripeto, l'ho detto tante volte, normale della vita cristiana che abbia un minimo di consistenza. Cioè, perché una persona che non ha mai sentito qualche consolazione divina ha delle barriere, cioè, o non prega bene, o non fa, o c'è qualche impedimento, qualche ostacolo, d'accordo? O qualche misterioso disegno divino, ma siamo nell'ambito delle eccezioni, d'accordo? Certo, il Signore può darsi che ti lasci nei periodi più o meno lunghi di aridità, però il rapporto con Lui è un rapporto bello. Consolazioni divine, visite, perché le anime crescano maggiormente nel desiderio e nell'amore di Lui. Perché cioè, noi non possiamo innamorarci di un soggetto ignoto, come dicono, di un SI, insomma, no? O di un soggetto estraneo. Se tu, certo, non abbiamo la capacità qui di capire né tantomeno di godere in pienezza il Signore, lui ci fa i suoi tocchetti, le sue consolazioni. Tutte le persone che l'hanno vissuta capiscono che significa questa cosa, no? Capiscono anche che quello che Gesù dice: tanto più l'anima ne gusta, tanto più ne resta affamata e bramosa. Solo che il nostro Signore alterna le visite nei momenti in cui, ecco, che è una cosa bella. Sotto certi punti di vista, è bella anche tra noi esseri umani, d'accordo? Se tu ami tanto qualcuno, sì, uno dice vorrei stare sempre con lui. Sì, certo, è comprensibile. Però è bello fare un po' di intermittenza, perché così quello tiene desto il desiderio, capite? Perché se ce l'hai sempre, dopo il desiderio inevitabilmente diminuisce. No? Nostro Signore le sa come sono le regole dell'amore e quindi lui le attua. Detto questo, ecco, poi vanno a mangiare qualcosa, ecco, vedete, non troppo, non troppo spesso. Vedete, le origini del digiuno a pane e acqua sono arcaiche, insomma, no? Quindi il cibo loro era quasi sempre pane, anche qualcun altro ha detto questa cosa, no? Anche se molto, molto spesso. Altre fonti parlano, non dobbiamo pensare necessariamente che sia in contraddizione, attenzione, ho detto tante volte questi discorsi qui, no? Cioè, che molto spesso il cibo era semplice, quindi verdure, che so, formaggio, qualche volta il pesce. Gesù mangiava tutto, quindi sappiamo con certezza anche perché un ebreo non poteva non mangiare la carne perché c'era la Pasqua, quindi l'agnello a Pasqua, te la Pasqua dovevi mangiare per forza, insomma, eccetera, no? Però ovviamente c'era uno stile nel mangiare e soprattutto, attenzione, il ringraziamento dopo i pasti. Che in non molti fanno la preghiera o il segno della croce prima, in molto pochi fanno l'agimus tibi gratias dopo, che bisogna farlo. Ricordate quella meditazione in cui Gesù, io la ricordo bene, dice che è molto offeso se al termine del pasto non lo ringraziamo. Questa era una cosa che gli autori spirituali classici avevano chiarissima. Cioè, inorridivano se qualcuno non faceva l'agimus tibi gratias. Non ci vuole un granché. In italiano in latino è agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universis beneficis tuis, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. E poi, se uno vuole aggiungere Deus et nobis suam pace in vita eterna, mamma. In italiano, ti rendiamo grazie per tutti i tuoi benefici, Signore Dio Onnipotente, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Non ci vuole niente a dire una frase del genere, no? Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna, amen. Fine della trasmissione. Durata 20 secondi, però sono 20 secondi santi che non dobbiamo far mancare. Ecco, dopo cera, dopo pranzo, vedete. Come si fa nei monasteri e nei conventi, c'era la ricreazione. Oh, chiaramente questa è la ricreazione della Sacra Famiglia di Nazareth. Quindi, cosa fa? Che discorsi fanno? La magnificenza della celeste patria, i godimenti che sono in essa, i luoghi eminenti che vi stanno preparati per entrarvi, più o meno secondo i meriti, o le divine perfezioni ed altre cose. Ecco, allora. Dice, e se io vado a fare una partita a tennis, che faccio? Mi devo andare a confessare. Allora, questo è quello che dicevo prima, no? Quindi, le nostre ricreazioni, appunto, primo, il nostro, vedete che la nostra struttura mentale ha bisogno di momenti di
relaxi, sono anche nelle forme di vita più austere, più impegnate. È impossibile se non campare. È chiaro che, come dire, come spiega Gesù dopo, il limite invalicabile è l'offesa di Dio. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo pensare se le nostre ricreazioni, in qualche modo, in parole, in pensiero, in quello che vediamo, in quello che facciamo, offendono il Signore. E chiaramente da queste cose bisogna astenersi. Mo, se uno, per esempio, io immagino adesso, non so, una persona sposata che ha il marito ateo e i figli lontani da Dio, è difficile che possa fare la ricreazione in questo modo, in questo modo qui, no? Con chi ne parla delle divine grandezze? Quindi è chiaro che se deve inventare qualcosa, no? Ecco. Certo che quando queste cose lo sentono i consacrati o religiosi o i monasteri, ecco, che in quei luoghi entrino certi stili, come purtroppo sono entrati, non va bene. Perché lì chi va lì dentro fa professione, cioè di perfezione, quindi di tendere alla perfezione. Se tendi alla perfezione, alcune cose le devi necessariamente eliminare e togliere, no? Quindi, in ogni caso, queste sante conversazioni che facevano, noi le facciamo durante, io le faccio spesso durante le meditazioni, e dobbiamo pensarci spesso la magnificenza della Patria Celeste, quanto è bello il paradiso, i godimenti che ci sono in essa, pure senza sentire le catechesi su tenera amata, pensiamoci lo stesso, insomma, no? E poi i luoghi eminenti, cioè i gradi di gloria differenti, anche su questo, però ciclo di catechesi su tenera amata penso che possa aiutare un po', perché non è la stessa, e noi abbiamo qui l'occasione per acquisire più o meno meriti. Non siamo sciocchi, figlioli miei cari, perché non abbiamo un'altra vita, eh. I meriti acquisiti poi non cambiano. Ho detto tante volte che i santi, l'unico desiderio che hanno, se potessero ritornare sulla terra, è per acquisire qualche merito in più, perché non è la stessa cosa andare più in alto o più in basso in paradiso. Non lo è. E quello dura per tutta l'eternità, che capiamo, figlioli miei cari, no? È proprio da stolti, da cretini, passatemi il termine, non occuparsene adesso, pensando alle stupidaggini sulla misericordia, che la misericordia è la cosa più santa che c'è in Dio. Le stupidaggini non mi riferisco ovviamente alla misericordia, ma al modo con cui la porgono e la presentano. Io continuo a vedere, a sentire in giro. L'anima di un altro giorno è volato al cielo Tizio, Caio Sempronio. Dico, ma che è volato al cielo? Cioè, a me mi viene una sofferenza che altro che poi le preghiere che si andava a fare Gesù in ginocchio in camera. Ma che caspita dici? Volato al cielo è un'espressione, anche le mail ogni tanto che mi arrivano le cose. Ah, mio padre è volato al cielo, voleva un po' di messe Io, per carità, cioè, voglio avere compassione e comprensione, no? Ma queste cose non si dicono. Cioè, come, non si dice volato al cielo per una persona normale. Si dice ha reso l'anima a Dio. E gli si fanno dire le messe dei suffragi, non bisogna pensare che sia, cioè, capito? Una persona che ha fatto una vita, come dire, così, già è un miracolo che si è salvato, capito? Quindi, e a questo noi dobbiamo pensarci. Tu vivi una vita che poi arriverà che è già un miracolo che ti sei salvato, che te la sei scampata dall'inferno? Secondo me sarebbe prudente e saggio puntare ad altro, no? Non accontentarsi di questo. E però a puntare ad altro dobbiamo cambiare marcia, no? Dobbiamo dare una certa qualità alla nostra esistenza. Ecco. E poi quindi concludiamo, vedete, quindi, prima di pranzo si sta con la Madonna, poi si pranza tutti insieme, poi si fa un po' di ricreazione comune e poi questo è. Mi sembra un pochettino di tornare un po' al seminario. E poi in camera preghiera personale. E abbiamo visto la preghiera personale che faceva Gesù molto addolorato, perché non poteva fare niente dinanzi a tanto male e addirittura prega al Signore, il Padre, che gli affretti il momento della croce. Impressionante, no? Solo la mia morte era sufficiente a placare la divina giustizia e a renderla soddisfatta. E
placare e renderla soddisfatta. Questi termini, figlioli miei cari, lo dovete sapere, a me dispiace dirle queste cose. Nelle nuove preghiere liturgiche sono spariti. Pensate se avete mai sentito dire, o in una preghiera che sono tutta alta voce in italiano, o in qualche rito, placare e soddisfare. Io che conosco bene i rituali antichi, questi termini erano all'ordine del giorno, il rituale antico. Placare e soddisfare, placare e soddisfare, placare e soddisfare, placare e soddisfare. Cioè, solo la morte poteva soddisfare la divina giustizia. E gli sciocchi dicono, sì, ah, allora che bello che sarebbe questo Dio, che deve essere placato, che deve essere soddisfatto. Ah, allora qui, questo è terrorismo, questo è qua, questo è là, questo è destra, tutte secretinate qua. Dico, senti un po', ma se per 1950 anni tutta la gente, tutti hanno pensato questo, e se Gesù Cristo qui ti sta dicendo in persona che solo la mia morte poteva soddisfarlo e placarlo, ma vuoi resettare quel cervello bacato che c'hai? Perché io lo capisco, io ce l'avevo più bacato di tutti, perché io ci sono cresciuto in questa ambito. Sono nato nel 71, non sono nato nel 1900, 1871, purtroppo, magari. Sono nato nel 1971, io sono nato in questo clima, ho frequentato ambienti ecclesiali tossici che mi hanno proprio rovinato il cervello. Io ho dovuto fare un restyling, una rivoluzione a 460 gradi se fosse possibile. Soffrendo, provocata da queste cose, perché sentivo una montagna di gente che diceva: ma che ti è placato, che ti è soddisfatto, ma la misericordia, la gioia, le cose, tanto il Signore è contento. E sentivo questi che dicevano questo. E poi mi andavo a leggere, perché non c'è soltanto Sor Cecilia Bai, che l'ho conosciuta da poco, stavano i libri dei santi che dicono la stessa cosa, tutti, nessuno escluso. L'ho raccontato tante volte, dico, qua c'è qualcosa che non va, qui qualcuno ci ha torto, perché dicono uno il contrario del... No, allora, attenzione, c'è il principio di non contraddizione, la logica elementare, tu non puoi dire A e non A, non puoi affermare e negare una cosa sotto lo stesso aspetto e nello stesso tempo, non è possibile, perché una delle due è falsa, punto, chiuso, finito. E poi decidete voi quale, cioè, e le persone che vogliono arrivare alla verità ci arrivano. Quelli che si mettono in testa che la verità è quello che a me mi fa più comodo, omelia di ieri, d'accordo? E che mi piace di più e che mi fa stare più tranquillo. Dice: no, ma io mi agito se vedo Dio che deve essere placato. A me invece mi piace pensare al Padre misericordioso. Mi è arrivata una mail l'altro giorno, che l'ho intervista in anteprima, che manco gli rispondo, ovviamente. Ovviamente. Però a me mi rilassa di più pensare a quest'altra cosa. Dico, rilassati, non ti preoccupare. Poi vedrai come ti agiti quando muori. Rilassati, se ti vuoi rilassare così, che te lo impedisco io. Spegni il canale, che ti sentire cosa dice Don Leonardo. Cambia canale, cambia, no? Altrimenti senti qualcun altro. Se con me non ti rilassi, cioè che mi dispiace, tanto non è obbligatorio, non è che qualche medico ha ordinato che bisogna sentire le prediche o l'omelia di Don Leonardo. Uno cambia canale, finito il discorso, no? Vabbè, ecco, però contempliamo. Mi offrivo tutto a lui in sconto di tante offese, offrendomi la sua giustizia e bramando di soddisfarla pienamente. Questo è chiaro che Gesù ci dà anche qualche input, no? Noi non abbiamo la possibilità di soddisfare pienamente la divina giustizia, ma il dovere di riparare e di fare penitenza, quello c'è, nelle forme e nei modi in cui ciascuno riesce, per il proprio grado di perfezione, per il proprio cammino, cioè, non tutti sono capaci di fare atti eroici o di portare queste cose a livelli estremi, però tutti dobbiamo essere consapevoli che questa è una cosa da farsi, non da evitarsi. O addirittura qualcuno dice che se la pensi sei eretico perché non credi nella misericordia di Dio. Per favore, insomma, no, mi raccomando di non andare dietro a queste cretinate, d'accordo? Perché ne va del bene oggettivo e della salvezza delle nostre anime.
Un grande grazie anche oggi per tutto quello che ci hai trasmesso, per queste intime condivisioni. Ecco. La vita interna di Gesù Cristo, Signore Gesù, alza dei veli, qualcuno insomma, alza qualche piccolo velo su molti aspetti che erano rimasti nascosti, anche se quello che dice è perfettamente, come dire, in linea con quanto nella nostra miseria possiamo in qualche modo rappresentarci, ecco, della santità della vita, anche della Sacra Famiglia di Nazareth, che si pone non soltanto, ecco, come nostra formazione, ma anche come sprone, come edificazione, come esempio, perché nei limiti del possibile possiamo camminare su quelle orme. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutare meo, per espexit humilitate mancille sue, cenime ex oqueata me dicent. Omnes generationes quia fecit mihi magna qui potens est sanctum nomen eius misericordiae eius progenie in progenie stimentibus eo. Quicit potentiam in braccio suo, dispersi superbos mente cordi sui, deposit potentes de sedere, exaltavit humiles, scrientes in plebit bonis, divides dimisit in anes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est et patres nostros, Abraham et seminiaeus in saecula. Gloria Patri et Filio e Spirito Santo, sicuterat in principio e nunc et semper et in saecula saeculorum. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui est regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus et nobis suam pacem, et vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo.